Buongiorno dalla professoressa Rusponi del Liceo Vieux. Siamo qui oggi per un'altra puntata del nostro blog Viaggiando con il Vieux. Oggi vi leggerò un testo che a me piace molto e che mi è venuto in mente proprio in questi giorni, in cui girano sul web, li avrete visti anche voi, dei filmati che riprendono animali in contesti urbani, insomma, immagini che fanno capire come la natura si stia riappropriando dei suoi spazi lasciati liberi dagli uomini, tutti chiusi in casa, in quarantena. Li avrete visti sicuramente anche voi questi filmati, se non li avete visti, eccone qui un esempio. Queste immagini ci sembrano davvero curiose, non siamo abituati a vedere animali selvatici in contesti urbani, ma siccome io sono una professoressa di lettere e come ho spiegato nella puntata precedente del blog, noi professori di lettere abbiamo un po' questa deformazione professionale che ci porta a vedere spunti di letteratura in tutto quello che ci capita intorno, a me è venuta in mente questa operetta morale di Leopardi e adesso ve la volevo leggere. Le operette morali sono state scritte da Leopardi in un momento in cui pensava di non essere più in grado di fare poesia, okay? Di non poter più fare poesia. La prima edizione è del 1827, è una raccolta di prose, in forme diverse, in forme di apologo, in forma di favola, in forma di dialogo, come questa che stiamo le per leggere. I protagonisti sono due creature fantastiche, sono due creature fiabesche, un folletto e un gnomo. Chi non si intende tanto di creature fantastiche deve sapere che i folletti si suppone abitino i boschi e gli gnomi si suppone abitino le cavità della terra dove scavano miniere. Il linguaggio, vedrete, è un linguaggio abbastanza difficile, perché questa è la caratteristica della lingua di Leopardi. È una lingua fitta di reminiscenze letterarie, fitta di termini peregrini, che a lui sembravano incredibilmente poetici. Quindi, tenuto conto della difficoltà di comprensione del testo, permettetemi di riassumere brevemente il contenuto, di questo dialogo. Il folletto e lo gnomo si incontrano per caso, avendo notato che, sulla Terra non ci sono più gli uomini. Dove saranno spariti? Che fine avranno fatto? Queste creature che si credevano al centro della creazione, queste creature che pensavano di dominare il mondo, a un certo punto sono sparite. Vuoi per le guerre, vuoi per le malattie, vuoi, insomma, per mille altre ragioni, ma tant'è che la Terra adesso finalmente libera dagli uomini, da questa piaga, vive lo stesso, tranquillamente, anche senza di loro. Non è sicuramente un messaggio consolante, insomma, per noi esseri umani, ma Leopardi voleva chiaramente fare una critica all'antropocentrismo, e alla presunzione umana. Leopardi è un autore estremamente intelligente, vittima spesso di malintesi dovuti ad uno studio superficiale, insomma, per cui io sono sicura che molti di voi, quando avranno sentito dire Leopardi, penseranno: Oddio, chi? Quello sfigato, quel pessimista. No, Leopardi è un autore di un'incredibile intelligenza. E di un'intelligenza particolarmente lucida, particolarmente tagliente,
e particolarmente intransigente dal punto di vista dell'etica. Perciò è lontano da qualsiasi, come dire, bugia dorata, okay? Che anzi vuole stigmatizzare nelle sue opere. Leopardi invece amava la vita e la amava profondamente e avrebbe voluto alcune cose dalla vita, avrebbe voluto essere vergognosamente felice, come dice questa vignetta di Charlie Brown. È incredibile come i Peanuts abbiano delle sfumature leopardiane. Sarà la mia deformazione professionale, naturalmente, ma leggo Leopardi anche nei Peanuts. Avrebbe voluto essere vergognosamente felice e dalla discrepanza fra i suoi desideri e la realtà nasce la rivolta leopardiana, che è qualcosa di grandioso. Ma adesso basta chiacchiere e iniziamo la lettura di questa operetta morale che si intitola Dialogo di un folletto e di un ognomo. Sei tu qua, figliuolo di Sabazio. Dove si va? Mio padre mi ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini, perché se ne sta con gran sospetto, a causa che da un pezzo in qua non ci danno briga e in tutto il suo regno non se ne vede uno. Dubita che non gli apparecchino una qualche gran cosa contro. Se però non fosse tornato in uso il vendere e il comprare a pecore, non a oro e argento, o se i popoli civili non si contentassero di polizzine per moneta, come hanno fatto più volte, o di paternostri di vetro, come fanno i barbari, o seppure non fossero state ravvalorate le leggi di Licurgo, il che gli pare meno credibile. Voi li aspettate invan. Sono tutti morti, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i personaggi. Che vuoi tu inferire? Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti, la razza è perduta. Oh, codesto è caso da gazzette, ma pure fin qui non se n'è veduto che ne ragionino. Sciocco, non pensi che morti gli uomini, non si stampano più gazzette. Tu dici il vero, or come faremo a sapere le nuove del mondo? Che nuove? Che il sole si è levato o coricato? Che fa caldo o freddo? Che qua o là è piovuto o è nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli uomini, la fortuna si è cavato via la benda e messosi gli occhiali e appiccato la ruota ad un arpione. Se ne sta con le braccia in croce, a sedere, guardando le cose del mondo senza più mettervi le mani. Non si trova più regni né imperi che vadano gonfiando e scoppiando come le bolle, perché sono tutti sfumati, non si fanno guerre e tutti gli anni si assomigliano l'uno all'altro come uovo a uovo. Neanche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari. Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà la strada. E i giorni della settimana non avranno più nome. Che? Hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? O forse ti pensi, poiché sono passati, di farli tornare indietro se li chiami? E non si potrà tenere il conto degli anni. Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo e non misurando l'età passata ce ne daremo meno affanno e quando saremo vecchissimi non staremo aspettando la morte di giorno in giorno. Ma come sono andate a mancare quei monelli? Parte guerreggiando fra loro, parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte ammazzandosi, non pochi di propria mano. Parte infradiciando nell'ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando e disordinando in mille cose, infine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.
Ad ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di animali si possa perdere di pianta, come tu dici. Tu, che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo e che varie qualità di bestie si trovarono anticamente, che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. E certo che quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifici che, come io ti diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione. Sia come tu dici, ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero e sapere quello che penserebbero, vedendo che le altre cose, benché si sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli. E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per i folletti. Tu folleggi veramente se parli sul sodo. E perché? Io parlo bene sul sodo. Buffoncello, va via! Chi non sa che il mondo è fatto per gli gnomi? Per gli gnomi che stanno sempre sottoterra. Questa è la cosa più bella che si possa udire. Che fanno agli gnomi il sole, la luna, l'aria, il mare, le campagne? Che fanno ai folletti le cave d'oro e d'argento e tutto il corpo della terra fuorché la prima pelle? Ben bene, o che facciano o che non facciano, lasciamo stare questa contesa, che io tengo per fermo che anche le lucertole e i moscherini si credano che tutto il mondo sia fatto apposta per uso della loro specie. E però ciascuno si rimanga col suo parere, che niuno glielo caverebbe di capo. E per parte mia ti dico solamente questo, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei. Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato gnomo. Ora io saprei volentieri quel che direbbero gli uomini della loro presunzione, per la quale, tra le altre cose, facevano a questo, a quello, si inabissavano le mille braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra, dicendo che ella si apparteneva al genere umano e che la natura gliel'aveva nascosta e sepolta laggiù per modo di burla, volendo provare se la troverebbero e la potrebbero cavar fuori. Che meraviglia! Quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero altro ufficio che di stare al servigio loro, ma facevano conto che tutte insieme, allato al genere umano, fossero una bagatella. E però le loro proprie vicende le chiamavano rivoluzioni del mondo. E le storie delle loro genti, storie del mondo. Benché si potevano numerare, anche dentro i termini della Terra, forse tante altre specie, non dico di creature, ma solamente di animali, quanti capi di uomini vivi. I quali animali? Che erano fatti espressamente per coloro uso, non si accorgevano però mai che il mondo si rivoltasse. Anche le zanzare e le pulci erano fatte per beneficio degli uomini? Sì, erano, e cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano. In verità, che mancava loro occasione di esercitare la pazienza se non erano le pulci? Ma i porci, secondo Crisippo, erano pezzi di carne apparecchiati dalla natura apposta per le cucine e le dispense degli uomini e acciocché non imputridissero, conditi con le anime invece di sale. Io credo, in contrario, che se Crisippo avesse avuto nel cervello un poco di sale invece dell'anima, non avrebbe immaginato uno sproposito simile. E anche quest'altra è piacevole. Che infinite specie di animali non sono state mai viste né conosciute dagli uomini loro padroni, o perché le vivono in luoghi dove coloro non misero mai piede, o per essere tanto minute che essi in qualsivoglia modo non le arrivavano a scoprire. E di moltissime altre specie non se ne accorsero prima degli ultimi tempi. Il simile si può dire circa al genere delle piante e a mille altri. Parimente, di tratto in tratto, per via dei loro canocchiali, si avvedevano di qualche stella o pianeta che, insino allora, per migliaia e migliaia di anni, non avevano mai saputo che fosse al mondo. E subito lo scrivevano tra le loro masserizie,
perché si immaginavano che le stelle e i pianeti fossero, come dire, moccoli da lanterna, piantati lassù, nell'alto, ad uso di far lume alle signorie loro, che la notte avevano gran faccende. Sicché, in tempo d'estate, quando vedevano cadere di quelle fiammoline che certe notti vengono giù per l'aria, avranno detto che qualche spirito andava smoccolando le stelle per servizio degli uomini. Ma ora che sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si vede che si rasciughi. E le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare e non hanno preso le gramaglie. E il sole non s'ha intonacato il viso di ruggine, come fece secondo Virgilio per la morte di Cesare, della quale io credo che ei si pigliasse tanto affanno quanto ne pigliò la statua di Pompeo. Ecco, è con questa immagine dell'imperturbabilità della statua di Pompeo, che è simbolo dell'imperturbabilità della natura di fronte alle sofferenze umane e anche di fronte alle pretese umane di centralità, io vi saluto. Questa puntata del blog Viaggiando con il VSO si conclude qui e vi do appuntamento ad una prossima. Un saluto, ciao!